PD, come lei sa, ha votato a favore del sì al referendum sul taglio dei parlamentari, perché di questo si tratta. Lei credo sia tra i firmatari di un documento che è per il no, è corretto? Perché? Sì, io sono la firmataria di un appello che ha ricevuto in pochi giorni quasi 1500 adesioni, che è stato firmato da Don Ciotti, che è stato firmato dalla Presidente dell'ANPI, che è stato firmato da autorevoli esponenti della politica, del mondo cattolico, del sindacato. Quindi un appello per votare no, perché ritengo che questa riforma non risolverà, semmai verrà approvata dal popolo italiano, ma aggraverà i problemi che sta vivendo la nostra democrazia parlamentare, che sicuramente soffre di alcuni aspetti che sono facilmente evidenziabili. Tutti noi vorremmo un Parlamento più autorevole, più efficiente, più rappresentativo, ma tutto ciò non lo si ottiene con un taglio lineare, draconiano, rozzo come questa riforma ci propone. Lo si otterrebbe se riformassimo il bicameralismo paritario, Aspetti, aspetti, che poi mi dice se come si approvassimo.